cosa contraddittoria su Milano è stato che l'esercito c'era, è stato tolto forse proprio per quella questione che stava dicendo, che sembrava quasi che la sicurezza fosse di destra, per cui se uno magari proseguiva con delle politiche messe in campo dal centrodestra, voleva dire essere, voler militarizzare la città. Ma perché ha detto che è ridicolo Salvini di Sala? Tutto era stato detto e poi dopo sono stati tolti. Ma perché Sala, lei di, perché non voleva rimettere sono ridicoli, non c'è stato lo vuole rimettere. Omicidio. No, no, ma va benissimo che ci siano i militari, quelli io li chiedo sempre anche a Bologna, però i militari fungono da deterrente, però bisogna anche che ci sia poi una certezza della pena e altre cose, fra cui l'espulsione, una serie di cose, perché altrimenti come deterrente fanno paura uno, due, tre giorni, dopo non si spaventa più nessuno. Noi a Bologna li abbiamo in certe zone, abbiamo anche le forze dell'ordine che non hanno l'ordine di intervenire. No, in questo anche, caso. Anche perché nelle nostre periferie c'è un problema legato e tanto all'immigrazione, ma legato perché ci sono state politiche spesso sbagliate, quelle di mettere tutte le persone in un luogo, magari persone che spacciavano lì, ok, militarizziamo il resto e le teniamo tutte lì. È una politica ma che si è sviluppata in tante città, non solamente Milano. Il problema però è cresciuto e dopo a macchia d'olio si espande in tutta la città. Io lo vedo a Bologna, ma lo vedo in tante città, e se non vai poi a agire, metti solamente i militari, in realtà rischi che vengano derisi dagli spacciatori, dai delinquenti di turno, per cui va bene perché dà quel senso di sicurezza alla gente, lo dà anche a me, vedete. Chiaro, ci deve essere però un prima e un dopo. Unito a tutta un'altra serie di interventi tutti che non possono essere slegati. Tutto, perché di solito